Adesso andiamo a prendere, anzi andiamo a recuperare le interviste e il racconto del Musicomics 2024. Radio Elettrica è stata media partner del premio Musica per immagini di Romix, appunto, Musicomics. Il premio è stato assegnato per, c'era una giuria che dava, una giuria, come si prestigiosa. Dice? Prestigiosa. Prestigiosa, ma presieduta da Mirko Fabreschi, se non sbaglio. Sì, e Vince Tempera, se non sbaglio. E Vince io. Tempera. I premi alla carriera sono coloro che eravamo pronti, eravamo preparati soprattutto, ad intervistare e a raggiungere. Il premio speciale per alle produzioni straniere, in collaborazione con l'Associazione Compositori Musica per Film, è stato assegnato a Giorgio Moroder. Ma era in altre faccende affaccendato, quindi ha mandato semplicemente il video. Peccato, l'abbiamo lisciato per un colpo. Chi vedrà la recensione, anzi il video su YouTube. Ah, stai facendo il video? YouTube, ah, molto bene. Molto vedrà bene. La faccia di Flavia, ma la conosciamo cosa bene ormai il divano di Giorgio Moroder, io direi, no? Ah, ci sta, perché... Ma no, ma è giusto così, ma anch'io se fossi Giorgio Moroder... starei su quel divano, possiamo dirlo, cioè in quella casa americana, circondata, credo americana, sì, immagino di sì, circondata da premi praticamente, da premi, pianoforti e No, i synthesizer stanno sotto. Va bene. Ci siamo concentrati e abbiamo incontrato soprattutto, grazie all'organizzazione, tra l'altro anche grazie al supporto di Radio Animati, che sono i nostri amichetti, i nostri colleghi, sì, di Musicomics, ma anche di Radio Web, Radio Digitale, Radio Mondiale, abbiamo intervistato il premio alla carriera e il premio della critica. Sì, il premio alla carriera Luigi Albertelli è stato assegnato al maestro Franco Michalizzi, direttore d'orchestra e tra i più importanti compositori di colonne sonore, ha lavorato soprattutto nel cinema... di genere di anni 70 e 80, film polizieschi, d'azione, western, sicuramente ricordate, avete ben presente la colonna sonora di Lo chiamavano Trinità. E non solo, ma ce ne sono anche che è stata poi riutilizzata per esempio da Tarantino in Django Unchained, tanto per dirne una, ma c'è anche per esempio tutta una serie legata alle pellicole di Bud Spencer e Terence Hill, oppure Thomas Millian, e inoltre le sigle di alcuni diciamo famosi esempi di animazione come Lupin Terzo o Gordian o Trader G7. Il premio della critica invece dedicato ad Andrea Lovecchio è stato conferito al maestro Lucio Macchiarella, e Lucio Macchiarella è il primo intervistato che sentiremo, paroliere, cantautore, ha scritto musica pop, musica per immagini, musica però sigle. Diciamolo qualche brano che ha scritto, perché secondo me gli ascoltatori e le ascoltatrici, se sentono questa lista, no, lo dicono lì? No, se sentono questa lista esplodono, ma credo faccia più effetto sentirla, perché molto spesso, come vi abbiamo detto in apertura, questi nomi vi dicono poco, vi fanno suonare poco nella testa, mm-hmm, male, molto male, però l'effetto che farà, i primi secondi delle prime composizioni di questi due autori vi faranno letteralmente esplodere il cervello. E nel montaggio dell'intervista realizzata appunto a Romix sabato scorso mi sono preoccupato anche di questo. Quindi, okay, chi è Lucio Macchiarella? Ecco qui, sentite un po'. Vedi? Cicciolina. Ah, ecco, ok. Costruisci robot belli, geniali, però. Vedi che le sai tutte. Sono il mago pancione. E poi? Mai scorderai. Ascoltiamolo. Congratulazioni per questo premio, maestro Macchiarella. Grazie. Iniziamo proprio dal premio. Una delle motivazioni è stata riconoscere il grande talento di aver portato un contesto per bambini o per ragazzi, quindi con un target piuttosto scansato, dei contenuti di valore e anche delle scelte tematiche e con semplicità. Sì.
è una delle cose più difficili che si possano. Sì, la semplicità. Sì, vero. Fare le cose semplici ha sicuramente bisogno di grande mestiere, grande allenamento. Che ne pensa? No, per me, io non so per gli altri, per me è stato, come posso dire, abbastanza facile scrivere in un modo semplice, se tu così l'hai recepito. Perché? Perché fin dalla prima sigla, per trovare la chiave giusta per poter scrivere questi testi, ho immaginato di farmi capire dal figlio di mio fratello, quindi da mio nipote, che in quel momento aveva 5 anni. E allora ho pensato che dovevo usare un linguaggio semplice, che potesse essere comprensibile anche da lui, e scrivendo il più possibile per immagini, capito? Come se le parole fossero tante fotografie che potevano essere viste prima ancora che ascoltate. Ecco, questo è stato il mio sistema, il mio metodo di scrittura. Estremamente efficace, visto anche la permanenza, anche dopo anni. Siamo qui anche per ricordare i 40 anni di Kenny il Guerriero. Certo, l'inizio, verissimo. Soltanto il primo verso della canzone già apre dei mondi in persone insospettabili, anche in giacca e cravatta adesso si emozionano. Sì, vero. Tornando anche indietro nel tempo, ci può raccontare che ambiente era, l'ambiente in cui lavorava l'RCA. 40 anni fa, sì, oppure anche semplicemente che Italia era? Oddio. Entriamo nell'RCA. Guarda, l'RCA, intanto l'Italia era prevalentemente, purtroppo, l'Italia degli anni di piombo. E di questo, come questo avevo fatto, lo toccai con mano, proprio a un certo momento. Insomma, io andavo in RCA mediamente almeno una volta a settimana, uno o due volte a settimana, quindi ci andavo spessissimo, ero conosciuto ovviamente dai portieri, le persone che lavoravano al passaggio a livello quando arrivavo con la macchina. Bene, nonostante che fossero già anni, perché io ho cominciato a lavorare in RCA dal 1977, nonostante che fossero già anni che frequentavo quell'ambiente, che quindi ero conosciuto, eccetera, eccetera, da un certo momento in poi, anche se il portiere, l'addetto al passaggio a livello, mi conosceva benissimo, mi fermava, cioè non mi faceva entrare con la macchina fino a quando non aveva avuto l'assenso dalla persona che dovevo incontrare, che normalmente era Olimpio Petrossi, il produttore che mi ha fatto lavorare moltissimo, diciamo, a cui devo almeno l'80% delle cose che ho scritto. Ecco. E che effetto faceva raccontare o comunque creare mondi attraverso le canzoni, i testi, sigle dei cartoni animati, ma anche brani di musica pop, certo, o meno, certo, in quell'ambiente, in quel momento storico? Faceva un effetto che ho provato, tra l'altro, a raccontare attraverso un mio piccolo sito, il cui titolo è I sogni e i giorni, che proprio, come posso dire, già nel titolo spiega quello che stai dicendo te, che da una parte c'erano i sogni, quelli che mettevo, che c'erano nei cartoni animati e che io cercavo di raccontare nella sigla, no? E dall'altra c'erano i giorni che vivevamo, che purtroppo erano contrassegnati da tanti episodi di violenza, di terrorismo in particolar modo. E quindi questo era il periodo storico in cui ho scritto. L'RCA era un ambiente per me. Io sono sempre stato un fan, prima ancora di essere un autore di canzoni. Entrare in RCA per me era entrare nel mondo di Alice del Paese delle Meraviglie, insomma. L'RCA è stata la casa di tutti gli artisti che ho amato infinitamente. Mi ricordo, che ne so,
quando vidi De Gregori al bar della RCA, oh mamma mia, è stata un'emozione. De Gregori, Renato Zero, io prima di tutto sono stato e sono tuttora un fan, e quindi puoi immaginare, per me essere in RCA era vivere in una favola, ecco. Dalla registrazione non si potrà mai intuire, però quando il maestro ha citato l'RCA è spuntato il sole. Ah beh. Si è illuminata la stanza, non so, possiamo scomodare delle... Guarda, c'ho tanti bei ricordi in RCA, così come pure c'ho i ricordi come di tutte le cose che sono andate buca, perché in media per una canzone, per un testo, per una cosa che mi prendevano, ce n'erano 7-8 che rimandavano al mittente. Ecco. E, tornando invece proprio sul testo, stringiamo, perché sì, arriviamo poi all'adesso. Sì. Sono passati degli anni, sì, il lavoro è stato comunque tantissimo, ma c'è stata una sorta di rivalutazione del lavoro che facevate su un materiale appunto per ragazzi, che chiedo, adesso ha il giusto valore, ha la giusta riconoscenza, il giusto riconoscimento? Siamo in un contesto dove le sigle dei cartoni, i cartoni animati, i fumetti non sono più una cosa da mettere, sì vabbè, ma sono cose per... C'è un po' più di giustizia? Un po' di... Guarda, per me, io non l'ho mai vista così, non ho mai pensato che le cose che scrivevo io, i miei colleghi, fossero cose da serie B o tenute un pochino nell'angolo. A pensarlo devo dire che forse, ma questo me lo diceva lo stesso Olimpio, forse erano alcuni autori importanti che vedevano queste sigle dei cartoni animati un po' come un lavoro di serie B, ma io non l'ho mai vissuto come tale. Io ho scritto con lo stesso impegno, devo dire con la stessa serietà, con la stessa passione, con la stessa voglia di riuscire a fare un buon lavoro, qualsiasi cosa mi hanno dato da scrivere. Questo posso dirti, per me non è mai stato un qualcosa di serie B. Certo, poi sono stato super contento, anzi prima di tutto stupito, quando dagli anni, dal 2000 in poi, mi sono accorto che queste cose cominciavano a diventare un oggetto di culto, ecco questo. Ma è stato stupore, ma non mi sono mai sentito, come ho già detto prima, di lavorare a cose di minore importanza. Insomma, questo. Grazie mille, complimenti per questo premio. Grazie a voi, auguri per la vostra radio. Grazie. E questo era Lucio Macchiarella, direttamente dalla vincitore del premio del Music Comics Romics 2024. Premio della critica Andrea Lovecchio.